Eccoci di nuovo qua. Siamo con l'unico che c'ha più tatuaggi di me. La cosa mi fa stare abbastanza tranquillo. Ciao Raja, innanzitutto ben trovato. Ci fa piacere che stai qui con noi. Allora, innanzitutto come stai? Perché non ti abbiamo visto ieri in campo, volevamo sapere le tue condizioni. No, l'altro ieri stavo facendo allenamento, ho sentito un dolorino, visto che ormai è finito il campionato, cerchiamo di stare al vicino. Non è una partita importante questa. No, si poteva saltarmelo questa. No. Ma tanto avrei giocato comunque poco, quindi ho detto dentro di me, vabbè, per partire bene l'anno prossimo penso che per stare al 100% di non farla, perché potevo anche farlo, però magari avrei rischiato qualcosa. Che effetto ti ha fatto vedere Topolino da vicino prima in campo? Ti sei emozionato, no? Diciamo che stanno organizzando Ti piace? Una bella cosa qua, cioè ci stanno accogliendo bene, però dai, parliamo sul serio. Ieri la partita, il calcio americano sta comunque abbastanza indietro, un po' indietro. Senti Aja, ovviamente è l'occasione per fare un po' un bilancio di questa tua prima esperienza qui nella Roma. Rispetto a quando sei venuto, ti sei trovato come ti aspettavi? Sei stato sorpreso in positivo? L'accoglienza dei compagni, che sensazioni hai avuto in questi mesi? Vabbè, io sono una persona che magari si vuole anche far voler bene, perché comunque mi metto sempre a disposizione, sto bene con tutti, cerco di non aver mai problemi con nessuno, anche se poi la gente fuori dice sono una che cerca e crea dei problemi, però non capisco il perché. Però sono trovato molto bene dal primo giorno, vabbè, la squadra è forte, quindi i risultati poi fanno andare meglio le cose, e quindi l'esperienza fino ad oggi è più che positiva. Il mister come l'hai trovato? Se è sembrato... Il mister ha portato le sue idee qua al calcio italiano, i risultati si vedono, quindi possiamo dire che possiamo noi e il mister soltanto migliorarci. E invece sensazioni per la prossima di stagione, la nostra dal di fuori? È di una squadra che quest'anno appena finito ha gettato le basi per il futuro, cioè che da quest'anno si è cominciati per diventare davvero una grande squadra. Io penso che se la gente all'inizio dell'anno aveva come aspettative stare così lungo alla corsa per lo scudetto, dopo un'annata comunque diciamo sotto le aspettative, penso che nessuno l'avrebbe detto. Io penso oggi che dopo una stagione più che ottima possiamo soltanto ripartire da questo e cercare nel futuro di migliorare sulle cose che comunque non sono andate a buon fine. Sì, tenendo conto che la Roma partirà nel prossimo campionato dalla prima giornata con Nainggolan e destro in più rispetto che inizio l'anno scorso, che non mi sembra poco. Senti, a proposito di compagni di centrocampo, ieri abbiamo visto Paredes, che ti è sembrato? Mi sembra un ragazzo molto interessante, poi giovane sicuramente, c'è molto tempo, però un ragazzo giovane, non so, ci avrà 19 anni, sì. 18 anni. C'ha delle buone qualità tecniche, però il campionato italiano è molto difficile. Io penso che per il futuro può essere un ragazzo importante, però vabbè, da vedere. Ti stiamo per salutare perché c'è il pulma che ti sta aspettando. Sì. L'ultima curiosità è ciò che l'Indonesia, perché noi abbiamo visto delle immagini su internet che ci sono tantissimi tifosi della Roma in Indonesia. È una cosa che ci sembrava strano, poi magari abbiamo pensato che fosse collegata anche a te. Non c'era ancora, infatti questa è una cosa molto molto strana. Che ti arriva dall'Indonesia di questa cosa? No, ma il calcio in Indonesia sono proprio sport, tanto tifosi, è lo sport molto più seguito. Se ti dico che tipo in generale in Asia, tipo le squadre inglesi sono quelli più seguiti, il Manchester, il Chelsea, quelle squadre lì. Poi nell'Italia c'è molto seguito l'Inter, e oggi come oggi sta entrando anche molto la Roma, perché comunque soprattutto quest'anno che ha fatto le 10 prime vittorie, quindi la squadra, cioè come immagino, una squadra molto simpatica anche, e quindi penso. Poi adesso ci sei tu. Adesso ci sono io, perché comunque tifosi ne avevo già tante anche prima quando stavo a Cagliari, quindi meglio così. Questa cosa sta crescendo. Chi vince la Champions? Oggi? Io spero l'Atletico. Sì, Sì, perché penso che, come la mia visione, penso che è una squadra che non ha come nomi fenomeni, però sta dimostrando di essere la squadra meglio in campo. Più squadra. Meglio in campo. Raja, grazie per essere stato con noi. Grazie mille. Grazie a Raja Nainggolan.